hanno rinviato Elden Ring, che è l'ultimo di una lunga lista di pressappoco tutti i videogiochi mai annunciati negli ultimi 2 anni che sono stati rimandati. Però posso dire che da From uno non se l'aspettava, cioè da From non no, è vero. Penso che un po' tutti gli appassionati di Casa From abbiano un po' pianto nell'angolino, almeno quel minutino di silenzio l'abbiano fatto. Beh, diciamo che ci sono anche a livello di community sempre due pesi, due misure, perché anche il leak di quei 27 secondi a malapena in cui si guardava una build anche graficamente piuttosto mediocre, eccetera, è stata presa con una tale passione e cuore che se fosse stato Cyberpunk a uscire così nel 2019 sarebbero impazziti tutti. Invece qui era un... Esiste, quindi in realtà questo rinvio, io ho fatto subito un giro sui vari Reddit, 4chan, eccetera, tutti i posti, anche i posti più volgari e terribili di internet. È infranto la prima e la seconda regola di 4chan, comunque, sappi. Sì, no. No, non sono nel giro, però il fatto è che le persone sono tutte in lacrime, ma positive, fanno più meme di Miyazaki triste che lavora di notte che non del hanno rimandato, sarà cacca. No, è un ancora un po', cioè, nel senso, diciamo che la Souls player base è molto 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 innamorata, quindi vabbè, ma c'è anche da dire che sai cosa, in prospettiva un ritardo di un mese è abbastanza trascurabile, cioè ultimamente stiamo assistendo a prodotti che si trascinano come persone colpite al ginocchio da un fucile a pompa per anni, così senza mai arrivare a una data di uscita, e quindi un mese, cioè Kena è stato rimandato di un mese, anch'io che lo aspettavo tanto ho detto vabbè dai, un mese è giusto, un mese è il tempo che uno si aspettava all'epoca quando il rinvio non era la prassi, no? Ho rinviato, però dai, qualche cazzatella da sistemare si fa in un... L'unica cosa importante che ho capito io oggi per un lancio è che nessuno ti dica che gira sorprendentemente bene da qualche parte. Questa è la cosa più importante in o assoluto. Che non lo dica. Esatto. Come è stato per Cyberpunk. O che non lo dica. No, che comunque questa cosa del fatto che nessuno si è così tanto lamentato del rinvio è perché non è accaduto a ridosso dell'uscita. Non è che 2 settimane prima hanno detto lo rinviamo di un mese o un mese prima l'hanno detto lo rinviamo di un mese. Mancano 5-6 mesi, quindi va bene, cioè, dai, un mese in più, un mese in meno, 5 mesi prima, va bene, ma tanto la gente era super impegnata a vedere il personaggio saltare, quindi sì, esatto, ho visto che erano questo ha fatto l'effetto Nintendo, tutti hanno detto si salta in questo open world RPG, si salta, è incredibile, esatto, ma così saltava e poi stava è stato bellissimo quel video. Anche in Sekiro mi ricordo che tutti quanti impazzirono perché Lupo saltava. Esatto. Solo che non essendo considerato davvero un Souls puro, il fatto che in Elden Ring, che è proprio quello, possa essere fatto come azione, fatta come azione fa impazzire tutto. A me dispiace, te lo dico onestamente, a me dispiace, perché Nicola Sekiro lo ha giocato molto poco, ma credo che giocheremo tanto insieme ad Elden Ring, e io sono sicuro che Nicola, più che battere il boss molto forte, più che scoprire una nuova area, allora, tenterà di bucare qualsiasi parete. Mi si sta tirando in ballo su Sekiro, perché mi si tira in ballo? Cioè io ci ho provato. Sarebbe stato bello fare un versus. No, ti tiro in ballo perché so che te in un mondo aperto con il salto, diciamo che cercherai di esplorarlo più del dovuto. Sotto, per esempio. Figata, guarda, lasciaglielo fare. Cioè, tu pensa, Elden Ring va bene, ci sarà l'open world. Bisognerà vedere come effettivamente viene gestito nel mood Souls, perché una cosa che non deve assolutamente succedere in Elden Ring è ciò che dicevamo tempo addietro tramite Karim e New World, cioè non deve essere una mappa aperta bellissima ma di trasferimento, altrimenti non è molto più la sensazione che si cerca all'interno del sottogenere. Ma una volta che si entra in un dungeon, salta Nicola, salta più che mai, prova a rompere tutto, perché ecco il motivo per il quale gli appassionati stanno impazzendo è che il level design densissimo dei Souls con l'aggiunta del salto sarà stato verticalizzato e contorto ancora di più, quindi
oppure chiuso. Già Elden Ring per me è qualcosa di iperatteso, ok? Perché mi aspetto di giocare una cosa rinnovata sotto tanti punti di vista. Ho visto un combat system che mi è sembrato abbastanza rapido, c'è il discorso open world, c'è una delle caratteristiche di Dark Souls che a livello visivo mi ha sempre dato un po' di fastidio, è le menomazioni del tuo personaggio che non può superare un muretto di 40 centimetri, queste mm-hmm. cose qui, non puoi entrare a casa del fabbro, no, come entrerò in casa mia, sto buco di un metro e mezzo di lato, come sì, faccio a entrare sì. a casa mia, queste cose qui. In Dark Souls mi hanno sempre dato questa sensazione di castrazione. Qui invece ci sarà non solo la libertà del mondo aperto, ma pure la libertà del salto. Ora, il salto è un'arma potentissima per il giocatore che vuole fare lo stronzo. Esatto. Vuole fare lo stronzo. Esatto. Eh sì, vuole fare lo stronzo. Infatti, se ci fai caso, quasi tutti gli indie che non vogliono rischiare di essere rotti da Nicola Palmieri sono indie concepiti perché non ci sia il salto. Invece, guarda che dal punto di vista proprio dell'attenzione che devi mettere in un mondo di gioco, nel momento stesso in cui si salta, tu devi andare al 200% perché possono succedere il triplo delle cazzate. Perché su Far Cry 3 si andava spesso sotto la mappa? Perché c'era la tuta alare che generava dei vettori, proprio erano dei processi termodinamici quelli che si innescavano nella mappa, se ti ritrovavi in mare anche se poco prima stavi nel prato. Però io ti ricordo che siamo riusciti a bucare anche la mappa di Dark Souls 3, quindi... sì abbiamo salvato tutto, era sotto Irithyll se non ricordo male, abbiamo bucato Irithyll.